Salve a tutti, bentornati a Mind Cathedral, bentornati a questo lunedì cinese in cui abbiamo il nostro Andrea Gavezzuti e dovrebbe raggiungerci Alessandro, però insomma è come al solito in ritardo, però non sappiamo perché mi viene da ridere, invece se verrà Gabriele perché non sta facendo la vendemmia, ma sta raccogliendo le olive. L'autunno è stagione del raccolto. Tutto Come stai Andrea? Tutto bene? bene, qua non raccogliamo niente a Milano. Non si raccoglie? Non si No, semina? si compra al supermercato. Ma... Allora, noi sappiamo che, insomma, Alessandro è stato un po' il primo degli ospiti e ci ha raccontato spesso la sua attività, insomma, di artista, tutto il resto, insomma, tutto il discorso anche della fabbrica. E vabbè, Gabriele lo sappiamo che è un contadino, insomma, niente, però in realtà anche io stesso non so tantissimo di te e mi sono reso conto che non abbiamo introdotto bene insomma, la tua esperienza. Vabbè, insomma, abbiamo detto che vivi in Cina da tantissimi anni, insomma, praticamente tutta la tua vita, insomma, la tua vita da adulto. Sì, la maggior parte, sì. Però, come tanti ti avranno detto, almeno a me qualcuno mi dice, e che cosa fai in Cina? Cioè, insomma, come più che altro credo sia anche interessante pensare, dato che ci sei arrivato molto giovane, come poi si è sviluppata la tua vita, ovviamente quello che puoi raccontare, insomma, non le cose scabrose, no, non le cose personali, scherzavo, però, insomma, un po' riguarda la tua attività, riguarda, insomma, facciamo un po' un'intervista Andrea Gavazzuti. No, beh, in Cina, insomma, ci ho vissuto, insomma, circa 40 anni. In teoria ci sto ancora vivendo, anche se c'è questa parentesi milanese per i figli. Che... Vivete voi a Pechino? A Pechino, aspetta un attimo, a proposito dei figli. Oh, Sergio, No, buono. non fa niente, è No, vabbè, molto. cosa vuoi fare? Aspetta, un attimo. Che cosa vuoi fare? Via. No, aspetta solo un attimo, No, non ti preoccupare. devo trovare un link. Mia figlia che stanno usando un'app per fare i lavori di gruppo. Tu sei sposato con una donna cinese, Sì. No, che è lei? A questa è mia figlia. tua figlia. Di ciao. No. Perché ciao, si vede Ciao. solo la madre. Sì, no, lei stava facendo la prima liceo qua a Milano. Ma quindi lei studia in Italia? Scusa, facciamo i No, fatti miei. ha sempre studiato in Cina, questa è una novità, quindi dopo ti spiego i vari problemi connessi. Infatti, insomma, è anche qualcosa. Noi tutti abbiamo figli e con Andrea una volta abbiamo già parlato, insomma, facciamo un po' di conversazione anche di un po' di queste differenze notevoli, perché insomma, lui ha avuto i figli che sono andati a scuola anche sempre in Cina e poi adesso si sono trasferiti Cosa c'è io in domani? Svizzera. Io domani. Sono questo, aspetta. Io domani. Non giova con te, ok. Mi sono Non ehi. lo so, perché c'è Ashley. Mi sono negato. No, questo sono io. Questo? Questo. Brava, ok. Mi la vedi? Sì, l'ho visto. Guarda. Ok, è finita la cosa. Dicevo, loro anche, insomma, mi diceva Andrea e mi diceva Alessandro che hanno un po' di problemi. Effettivamente, io anche ho un po' di timore, non tanto solo per la lingua,
che immagino comunque sia un problema, perché per quanto tua figlia parla italiano, mica tanto. Comunque non è quel, ma anche cioè completamente un approccio diverso. Diciamo che l'Italia non è pronta, secondo me, a in globale, assolutamente non è pronta a inglobare studenti stranieri. Non so, la mia esperienza, non so, anche perché cominciando dal liceo è una cosa abbastanza inusuale, perché di solito comunque vengono, cioè i cinesi normalmente vengono in prima media, cioè, ho capito qua a Milano che la stragrande maggioranza fa le elementari in Cina, e, diciamo, figli di emigrati, voglio dire, sì, dove sta con i nonni, fa le elementari, poi vengono a fare le medie in Cina, in Italia. E questo chiaramente, vabbè, per loro è un ostacolo linguistico molto forte, comunque, perché loro vengono da famiglie interamente cinesi, vissute interamente in Cina. Nel caso dei miei figli, anche loro sono cresciuti in Cina, nati e cresciuti in Cina. Tu quanti figli c'hai? Due, sono cioè un maschio e una femmina. Loro, la loro lingua madre è il cinese, l'inglese scolastico e... E l'italiano, insomma, lo parlavano abbastanza quando erano molto piccoli, poi pian pianino hanno quasi smesso. Quindi questo è un esperimento che facciamo, e siamo appena arrivati appunto qui a settembre, e vedo che come accoglienza, tutto sommato, non mi sembra male, nel caso, soprattutto nel caso di mia figlia, perché mio figlio va a una scuola internazionale, per cui è una situazione già ibrida diversa. Nel caso di mia figlia, e la scuola internazionale si parla in inglese, sì, in Italia? Sì, in inglese, quindi, sì, sì. Quindi insomma equivalente a scuola internazionale altrove, mentre invece mia figlia ha proprio un liceo italiano, per cui ho visto che è stata accolta bene, insomma stanno facendo di tutto per aiutarla con la lingua eccetera. E chiaramente lei è avanti su certe materie tipo quelle scientifiche, matematica, e poi essendo un liceo linguistico hanno anche le due lingue scelte, sono inglese e cinese, per cui vabbè, lei non deve fare praticamente nulla. E anzi aiuta gli altri, e mentre per la parte linguistica vedo che lo stanno aiutando molto sia le compagne di classe sia gli insegnanti, ci prendono addirittura delle ore extra per assisterla, insomma non so. Da questo punto di vista, poi voi state a Milano, che è una città che comunque ha questo grande desiderio di internazionalizzazione. Sì, che lo è già internazionalizzato, perché cioè, insomma, io Milano, a parte esserci nato, poi l'ho frequentata pochissimo, sporadicamente negli anni 80, poi adesso ho proprio visto la grande differenza, la multiculturalità, la multirazzialità perlomeno. Cioè, tu cammini per strada in ogni angolo della città e insomma, gli italiani penso che al massimo siano un 20% della gente che vedi in giro. Forse perché stanno più in casa, però insomma ormai le percentuali sono cambiate radicalmente. Aspetta, di nuovo con l'app. Perché io non la vedo? Ah, ho visto quella scritta di Camilla. Qui. Vai giù. Allora, adesso hai scritto cinese. Aspetta, mi faccio. No, sta con i compagni di scuola, Report. E qua. Stanno facendo una ricerca online di gruppo. Tanto sulla non deve essere inutile report, la scuola. Nega, cinema. Ok. niente, sto facendo una ricerca. E per te invece, cioè in realtà hai vissuto più tempo tu in Cina di quanto ci ha vissuto, di quanto ci hanno vissuto i tuoi figli che ci sono nati. Ah, per beh, quanto certo. Noi... Sì. Quindi per te non c'è uno shock culturale nel tornare in Italia? Ma shock no, direi di no, perché anche perché insomma, voglio dire, sono italiano, ho sempre mantenuto dei legami con l'Italia, insomma, di vario modo, anche se fisicamente mi trovavo in Cina. Chiaramente vedo le differenze, che non sono enormi come quelle che riscontri in Cina a parità di lasso di tempo, però insomma un pochettino, un po' come quando vedi i quadri del canaletto di Venezia, che vedi che la città è identica, però la gente è vestita un po' strana, no? Ecco. Cioè, se rifai la stessa foto o lo stesso quadro, avresti gli stessi palazzi con la gente vestita in modo molto diverso. Beh, in Italia il tempo è passato più lentamente. Esatto, però ti dico, la differenza è un po' simile a quella lì tra i quadri del canaletto, nel senso che è la composizione etnica della gente che è cambiata tantissimo. Cioè, fino agli anni 80 l'Italia, non so, beh, Milano forse un po' meno, ma in generale l'Italia era un paese di italiani, insomma.
paese che emigrava, no? E non era un paese di immigrazione come la Francia, la Germania, l'Inghilterra, cioè l'Olanda, per cui non vedevi stranieri. Cioè, io sono cresciuto in provincia di Modena, non ho mai visto stranieri in Ah, tu sei giro. cresciuto in provincia di Sì, Modena. Ah. io sono di Carpi. I Carpi, ci sono stato a Sì, Carpi. Mio padre ha fatto l'università a Modena e insomma se ne è innamorato da buon meridionale, quindi siamo andati molto spesso perché lui aveva tutte le memorie dell'università lì, quindi pensa. sono molto familiare con No, quella Modena è un zona. posto molto, insomma, diciamo, molto accogliente, ospitale, insomma, gli emiliani sono abbastanza aperti verso i forestieri, diciamo. Comunque, insomma, in generale, però io sono cresciuto senza vedere stranieri da nessuna parte, ma addirittura a Venezia, anche quando studiavo cinese, io a Venezia di cinese non ho mai visto uno. C'era giusto un nostro insegnante, uno, mandato dalla madre patria, che si chiudeva in camera appena finite le lezioni, non lo vedeva più nessuno. E da quanto tempo i cinesi hanno cominciato a trasferirsi in Italia? Diciamo una Oddio, ce n'erano 15 già anni fa. allora, però un po' a Milano, cioè diciamo proprio l'inizio, inizio è addirittura negli anni 20, però stiamo parlando di Sì, poche ma guarda, persone. io ho scoperto quest'estate che addirittura il padre di mia nonna forse l'ho detto l'altra volta, commerciava con i cinesi. Però il punto è che, insomma, diciamo, il periodo, credo, da 15 anni che è cominciato, Sì, i da cinesi hanno proprio dagli cominciato. anni 90 è aumentato un po', poi dopo il 2000 sicuramente è stato esponenziale. Adesso è pieno veramente, cioè, a parte che appunto ti dicevo che la composizione etnica a Milano è decisamente, ormai è quasi paritaria fra le varie etnie, cioè, di italiani ne vedi una quantità molto ridotta. Ci sono latinoamericani, arabi, pakistani, cinesi, sono tantissimi. Non solo sono tantissimi, ma hanno una forte presenza in ambito commerciale, nel senso di attività di tutti i tipi, dai bar, alle unghie, a negozi di ogni tipo. Addirittura adesso è molto frequente il fenomeno di cinesi che acquistano delle attività che poi vengono gestite da italiani. Cioè il bar, il padrone cinese, i camerieri sono italiani. Ormai è una cosa abbastanza nuova questa. Fino a 5, 6, 7 anni fa non c'erano i bar di cinesi, ma erano tutti cinesi. Adesso invece cominciano proprio ad essere imprenditori e ad assumere personale locale. Vabbè, insomma, quindi c'è stato questo cambiamento etnico, per cui anche per i miei figli, insomma, venire qui non è che si trovano completamente spaesati. Cioè anche in classe, se un cinese ti capita sempre nella classe, se non sono due, almeno uno c'è. Ma perché la No, loro è una scuola internazionale no, no, oppure no, sto parlando di quella di mia figlia. No, i figli vanno al liceo paradossalmente, normale, quindi. sì, è un liceo normale, però io sto parlando di seconda generazione, di Sì. cinesi che però sono praticamente italiani. Sì. Però, insomma, alcuni parlano anche un po' di cinese perché in famiglia l'hanno assimilato, per cui, insomma, voglio dire, non è più così fuori dal mondo, insomma, essere un cinese a Milano come poteva esserlo 30 anni fa, insomma. La maggior parte dei cinesi sai che vengono dallo Zhejiang, no? Sì, no, lo so benissimo. Io ho fatto anche dei documentari, dei servizi per la televisione, fin dagli anni 90, no? Ah, In sì. cui lo dicevo a tutti, no? Dicevo, guardate che tutti i cinesi in Italia vengono da Wenzhou. Ero stato addirittura, vabbè, Wenzhou Qintian, che è uno dei... poi Yuhu è un villaggio. Io c'ero stato nel 99, nel 2000, non mi ricordo. Yuhu è un villaggio nelle montagne nella provincia di Wenchang. Yuku come Yuhu, il Yu di Giada, non è quello di lago senza l'acqua. di drago, di tigre, No, non è quello di di tigre. piangere. No, Hu è come quello di Arhu, cioè non ha un significato particolare. E quel villaggio lì, praticamente, quando sono stato io, c'erano 10.000 abitanti lì presenti e altri 10.000 in Italia, cioè metà e metà. E quelli che erano lì erano vecchi e bambini, ma era divertente perché tu andavi in giro per strada e vedevi queste nonne
che chiamavano i nipoti Matteo, Luca, Andrea. Ah, sì? Sì, perché erano tutti questi bambini, diciamo, nati in Italia e poi portati immediatamente dai nonni in Cina Eh perché i sì. genitori dovevano lavorare e cresciuti lì, facevano lì l'asilo. Alcuni andavano in Italia addirittura per elementari, altri facevano le elementari con, da qualche parte lì, Ma poi perché li andavano. rimandavano indietro? Beh, diciamo che c'è questa sostanza che è un po' una Perché. cosa che la gente non sa, cioè quasi tutti quelli che conoscono, no, non lo so, comunque una grande Immigrati, strada. gli emigrati, cioè la situazione degli emigrati, perché anche gli emigrati interni alla Cina, nel Sì, senso infatti, non che solo all'estero, non cioè solo io conosco un all'estero, sacco di gente che non è cresciuta con i genitori, ma con i nonni, sì, no, ecco. ma in Cina, Che ecco, poi. intanto, il problema dello, in Cina c'è il problema della registrazione domiciliare, no? Lo Hukou, lo Hukou, appunto, non avendo lo Hukou nella provincia, nella città dove vai a lavorare, hai dei problemi, avere assistenza medica, l'istruzione, eccetera. Anche se fino alla scuola dell'obbligo, perlomeno fino alla sesta elementare, in Cina elementare sono 6 anni, fino a lì più o meno riescono a mandarli anche nelle città dove vanno a lavorare. Però questo implica dei costi aggiuntivi, per cui loro preferiscono un impegno, diciamo, fisico, anche perché quelli che vanno a lavorare, i lavoratori migranti, lavorano 10 ore al giorno, spesso anche la domenica. Per cui insomma gli manca il tempo e il denaro per accudire dei figli in una città grande, costosa, eccetera. Anche perché entrerebbero a contatto con altri bambini che vivono in un modo diverso da loro, per cui per stare al passo dovrebbero completamente cambiare il loro stile di vita, eccetera. Insomma, per cui ci sono dei problemi alla base. E all'estero lo stesso, perché molti poi emigrano e non hanno ancora forse le carte a posto, non sono ancora, dormono casomai in dormitori pubblici o assieme con altri, e come fanno a portarsi dietro la famiglia. Quindi, a volte se lavorano tutte e due, moglie e marito, emigrano tutte e due e lasciano i figli ai nonni. In altri casi emigra solo uno dei due genitori, l'altro rimane ad accudire i figli, eccetera. Però poi a un certo punto questi figli si riuniscono normalmente un po' più avanti. Ecco, ho visto molti. A livello di prima media si riuniscono le famiglie all'estero. Ma poi non sono completamente strane con i genitori. Cioè io questa cosa mi sono chiesto. Sai, è vero che anche io, comunque, è comune in Italia che si cresce, almeno la generazione mia, con i nonni, almeno a me è capitato così, i miei genitori lavoravano, insomma, ma, però ovviamente la sera li vedevo. Cioè, nel Però senso, non è che diverso. in questo caso quello che capita molto in Cina è che cioè, li vedono una volta l'anno durante il Chunjie. Ma E quindi non. adesso col fatto del, sì, insomma, con i social riescono anche a parlarci tutti i Sì, giorni, sì. in video, insomma, diciamo rispetto a 10-15 anni fa, insomma, c'è una comunicazione più costante, anche tra Però questo utenti. cambia un po' il rapporto, cioè che tipo di effettivamente, cioè trovandosi con un genitore, io ho visto pure un film a riguardo, trovandosi con un genitore che fondamentalmente è uno sconosciuto, no? Poi che tipo di. Che poi però devono accudire in qualche modo, cioè comunque ci sono delle regole sociali per cui. Però poi che tipo di rapporto si instaura? Io non mai che questa cosa non. Poi non. Anche Ma per lavorare, non è non so un perché. rapporto semplice. Io ho visto anche qua, ho incontrato anche qua a Milano delle ragazze cinesi così che hanno insomma un po' di problemi anche psicologici, no? Per il rapporto appunto un po' mancante con i genitori, soprattutto dopo essersi riuniti, perché diciamo, se mentre erano in Cina avevano comunque una famiglia che gli stava dietro, insomma, avevano. Perché poi in realtà, cioè, per i bambini non è tanto importante che siano i genitori, i nonni, gli zii, l'importante è che devi avere delle persone attorno con cui comunichi, che ti accudiscono, che hai un rapporto affettivo, eccetera, anche se non sono i genitori stessi. Il problema è che quando poi invece vanno all'estero e si riuniscono con i genitori, allora sì, perché viene a mancare tutto quell'apparato familiare che hanno. Al paese nativo e il rapporto con i genitori vengono fuori tutti i problemi. I Anche problemi perché sono quelli. comunque per quanto i cinesi vivano nella loro comunità, credo che l'influenza di ciò che succede nel paese in cui vivono, che sia Italia, Germania, insomma, dovunque stanno, li cambi un po'. E poi insomma lì sì che deve essere Ma uno Dio, adesso shock. se parliamo di seconda e terza generazione, quelli nati veramente qui sono molti italiani, proprio molto, molto italiani. Ogni tanto si ricordano di essere cinesi, casomai, vabbè, però voglio dire, sostanzialmente il modo di pensare, di vivere, le abitudini, così sono molto italiani.
Questi altri qui di cui stiamo parlando adesso, invece, che arrivano qui a un certo punto della loro vita, dopo 10 anni, insomma, allora già è una cosa diversa. In molti casi, appunto, se la famiglia qui non è in grado di dargli quell'ambiente familiare, affettivo, di cura, di anche di stargli dietro negli studi, nelle cose che hanno al loro paese, tramite la famiglia allargata, questi qui a volte hanno delle ripercussioni anche a livello psicologico, insomma. Perché c'è il problema dell'adattamento della lingua in più di un ambiente familiare che non è più quello che avevi prima. Insomma. Ma correggimi se sbaglio, ma il motivo per cui vengono tutti da Guangzhou è perché un po' la situazione è che una comunità si è mossa lì, quindi chi è naturalmente qualcuno conosceva qualcuno di lì che aiutava a venire. C'è una ragione storica, appunto, perché sono venuto, essendo una zona poverissima, è stata una zona di emigrazione fin dai primi del Novecento. È poverissima per motivi geografici? Soprattutto verso la Francia, cioè perché è stata prima la Francia la destinazione della gente di Guangzhou. La seconda ragione è un po' l'indole della gente di Guangzhou, che sono, insomma, sono famosi anche in Cina, un po' li chiamano anche gli ebrei cinesi, no? Perché sono molto commercianti. Se tu vai anche a Guangzhou, vedi proprio anche una realtà molto diversa da quella di altre città cinesi, vedi tutti i negozietti, le attività, gli artigiani, cioè è una cosa che è quasi europea, no? È molto più europea di altre città cinesi. Per cui c'è questo elemento qui proprio caratteriale che li aiuta nell'inserimento in una realtà tipo la nostra. Cioè, questo qui lo vedi chiaramente, cioè Milano si è pieno di negozietti lungo la strada come a Guangzhou, ma a Pechino, a Shanghai non è mica più così, ma sono tutti supermercati, grandi imprese, cose online, eccetera. E questa è un'altra ragione. Poi chiaramente la povertà è la ragione di fondo, e poi il fatto chiaramente che la comunità, allargandosi fino a un certo punto, diventa naturale che poi, quando hanno bisogno di nuove risorse, le cercano al loro paese. Sì, infatti quella era la motivazione principale che... E poi devo dire, non è che, poi adesso c'è stato un po' l'inserimento di gente di altri posti, soprattutto nel nord-est, del Tumbei, perché appunto con la crisi industriale, un po' economica del nord-est, dagli anni 90 in poi, un sacco di disoccupati, eccetera, cioè la fine un po' delle grosse imprese statali che avevano messo giù i giapponesi negli anni 30, e c'è stato anche un afflusso di gente del nord-est, però sempre come lavoratori, cioè non, molto pochi imprenditori, proprio perché è di loro indole. Nello stesso nord-est in Cina hai più imprenditori di Guangzhou che locali. Tuttavia ho sentito, non so se è vero, praticamente pare che delle popolazioni immigrate in Italia, i cinesi sono i primi imprenditori in assoluto, cioè i primi che diventano imprenditori. Su quello non c'è dubbio. Poi imprenditori che danno lavoro a, insomma, la gente che viene. È chiaro che creano il loro ecosistema economico. Ma adesso essendoci, dopo, insomma, diciamo che da 7-8 anni, insomma, da 10 anni, migliorata la situazione economica in Cina. Se tu vai adesso a Qingtian o in quei posti lì di Wenchang, che sarebbero le contee di Wenzhou o Lishui, sarebbero le contee di quella zona lì di cui la maggior parte degli emigrati proviene, se tu vai lì adesso vedi un arricchimento enorme, cioè ormai, cioè io mi ricordo a Qingtian, ma sto parlando non di adesso, sto parlando di 12-13 anni fa, a Qingtian era pieno di bar, ristoranti, degustazioni di vino occidentale, cioè, ma ce n'era una tipo ogni 30 metri, cioè, trovavi del più di Pechino, molto più di Pechino. In ogni bar avevi il caffè espresso identico come lo bevi in Italia, prosciutto crudo, la pizza, cioè, era una specie di Europa in mezzo alle montagne, cioè, ma guarda che un posto incredibile. Invito tutti, se hanno voglia, andare a fare un giro a Qingtian. Perché io non ci sono mai stato, in realtà. Io sono stato 3-4 volte anche per farsi i servizi qui per la Rai, ho fatto un TV7, una cosa così proprio. Anche perché allora tutti questi cinesi che venivano in Italia gli chiedevano da dove venite, loro, come facciamo noi a volte, dicevano da Shanghai, perché pensavano che era il posto più vicino conosciuto, stiamo parlando di 350 km di distanza. Come noi dicevamo, non so, sono di Roma o di Milano, perché dicevo Carpi, chi lo conosce più. Cioè. Però, insomma, allora io ci tenevo a far capire che non venivano da Shanghai, perché uno di Shanghai è troppo diverso da uno di Guangzhou.
per chissà come funziona la Cina, per cui era e un adesso Guangzhou è ancora comunque così, cioè cresciuta comunque, quindi è molto arricchita con questi soldi dei Huaqiao, cioè i soldi che vengono dall'estero, e chiaramente la situazione, infatti l'emigrazione non è più così forte, anzi ci sono molti rientri, molta gente che torna là perché ormai ha guadagnato qui, va là a investire. Queste degustazioni di vino, questi bar qui, sono gente che ritorna, che li ha aperti, no? Cioè, se sono resi conto che l'Italia adesso negli ultimi 20 anni Italia e Spagna, cioè vengono metà che tornano dall'Italia, metà che tornano dalla Spagna, mentre invece se parliamo degli anni 80 e 90 erano quasi tutti in Francia. Mi ricordo ancora i primi ristoranti cinesi a Milano, si facevano arrivare tutta la roba cinese da Parigi, perché Parigi era il loro centro della gente di Guangzhou, poi adesso si è spostata in Italia e adesso appunto, essendo calata di molto l'emigrazione cinese verso l'Italia, succedono questi fenomeni del bar comprato e gestito da cinesi che però è il personale italiano. Sì. Per cui le cose cambiano, insomma, col tempo. Però insomma, in realtà i cinesi, insomma, quello che ho sentito, stanno emigrando, però in realtà in altre direzioni. Comunque c'è stata un'emigrazione della media alta borghesia, che è molto diversa da quella dei poveri, cioè è gente che porta fuori soldi, quindi trova facilmente accoglienza. E paradossalmente dove vanno? Negli Stati Uniti e in Giappone, che poi sono i paesi in Europa, ma anche in Europa ce ne sono, sì. Addirittura in tanti, perché dipende dove è più semplice, cioè, io ne conosco tanti che, ad esempio, hanno preso la cittadinanza ungherese piuttosto che rumena o cecoslovacca o ceca, perché poi da lì, poi essendo in Europa, poi ti muovi liberamente. No, non è che fosse il loro obiettivo andare in quei paesi lì, però erano quelli che gli davano diciamo la cittadinanza più facilmente, più in fretta, e per cui da lì oppure in certi l'Italia altri magari è un luogo dove si viene fa. Qualcuno mi ha detto, qualcuno che insegna, mi ha detto sì. Insegnavano, praticamente andavano tanto in Italia perché in Italia era più facile che ti prendessero alle scuole. Sì, sì, ma infatti, loro all'inizio molti vanno, vabbè, adesso stiamo parlando della media borghesia, stiamo parlando di alta borghesia con tanto denaro, loro vanno dove gli pare, no? Perché possono investire tanto, possono andare a loro, chiaramente sì. Le destinazioni sono più Stati Uniti. Sì, gli Stati Uniti, Canada, basta che abbia una compagnia, sono spendendo un po' di soldi. No, beh, anche qui, anche in Italia, insomma, quelli che vengono di quella razza lì, diciamo, sono gente che è molto ambiente, che al minimo si può comprare una casa, un appartamento, per cui può avere la residenza facilmente, eccetera. Però se compri una casa in Italia non ti danno la, diciamo, green card, non ti danno la cittadinanza italiana. Ma sembra che in qualche modo si riesca, insomma. Cioè ci sono alcuni paesi, recentemente ne parlavo con un cinese che mi ha chiesto, ma se io compro una casa in Italia, poi mi danno automaticamente, controllato su internet, in realtà in Italia no, o almeno non è così immediato, cioè ti danno... Non è immediato, però si riesce, insomma, io fino ad alcuni anni fa mi avevano detto che era possibile farlo, quasi direttamente. Adesso forse è un po' più complicato, però insomma... Dipende anche ovviamente dai rapporti. Se con i soldi diventa tutto più semplice, insomma. E ascolta, tu praticamente, cioè, diciamo un po' tutta la tua vita in Cina, ti sei occupato appunto di fare il documentarista. No, guarda, ho fatto un po' di tutto, perché insomma io in Cina sono andato da studente in borsa di studio, e poi da laureato, studente, povero, eccetera, e le prime cose che ho fatto sono lavori commerciali, cioè, anche perché ho avuto la fortuna di capitare proprio nel momento in cui la Cina si apriva, in cui gente come me era pochissima, cioè eravamo veramente, si contavano sulle dita di una mano gli italiani che potevano parlare cinese o conoscevano un po' la Cina, per cui potevi fare qualsiasi lavoro, cioè potevi fingerti ingegnere, architetto, avvocato, imprenditore, grande manager, cioè voglio dire, era una specie di sottopassaggio in cui potevi arrivare a qualsiasi posizione. Io per 12-13 anni, prima a Hong Kong, poi a Pechino, sono stato, diciamo, il chief rep di una grossa società italiana, multinazionale, eccetera, quindi facevo contratti di acciaierie, impianti industriali, eccetera. Ma questo semplicemente perché era l'unico modo per rimanere in Cina e per guadagnare tanto, anche perché in quegli anni lì era veramente facile guadagnare tanto.
e non, certamente non sarei riuscito a sopravvivere in quegli anni là facendo il fotografo, il videomaker, perché proprio non avrei neanche avuto il visto, insomma, cioè, non era possibile Sì, ma entrarci. tra l'altro non credo che ci fosse neanche questa necessità, nel senso non riesco No, no. neanche a immaginare che cosa facessero. Vabbè, sì, magari per. No, dovevi essere inviato da una testata o da una televisione, da Però qualcosa comunque proprio qualsiasi tipo di audiovisivo era giornalistico, documentaristico, se vogliamo, per... però Ma a parte che c'era lì la. stiamo parlando di anni in cui ancora il video era una roba, cioè andavi in giro con Infatti. la Betacam, cioè, voglio dire, non è che andavi in giro per strada senza farti vedere, cioè dovevi avere una troupe, un casino diverso. Era A parte che come insomma entrare. io le foto ho cominciato a fare negli anni 70, ho fatto delle mostre anche nei fine anni 70, primi anni 80 in Italia, in Spagna, ho sempre continuato a fare questa attività parallelamente, no? Poi quando nel 99 ho visto che più o meno finanziariamente ero abbastanza solido, allora mi sono licenziato e mi sono dedicato completamente a quel punto lì era soprattutto video, no? Poi ho fatto anche cose diciamo paragiornalistiche, ma più così un po' per divertimento, non è che io non ho mai voluto fare giornalista, infatti anche tutte le cose anche più recenti che ho fatto con Battaglia, ad esempio, io mi sono sempre stato nascosto, diciamo. Cioè, il nome, cioè... Perché hai paura che diventi No, ma pericoloso? perché? Primo perché non mi interessa fare giornalista, perché non lo so, è una professione che non penso di non riuscire a farla e la seguo anche poco, per cui insomma mi sento molto inadatto, però posso dare un contributo a un giornalista sostanziale, per cui mi stava bene così, no? Di poter attraverso la faccia di un altro, Paolo Longo nei primi anni 2000, altri giornalisti dopo e Battaglia più recentemente, insomma qualcuno che però a cui posso convogliare delle cose di esperienza, le mie entrature, le mie conoscenze, più fare video mi diverte, per cui i montaggi, insomma, queste robe qua. Però è un'attività parallela, insomma, nel senso, mi interessava più fare documentari miei o foto mie, insomma, più sul lato artistico, sociale, eccetera, ma non con l'urgenza del reportage, insomma, di dover spiegare le cose mentre succedono, non è una cosa che non... Tu sai che recentemente nella TV italiana, io non l'ho mai vista, però insomma. So che esiste, avevo fatto una trasmissione che si chiamava, un reality show che si chiamava Pechino Express. Sì. Insomma, poi Ma qualche credo che cinese che. c'entrasse poco con Pechino, però con Pechino In Express. realtà loro in Cina ci sono venuti perché io ho conosciuto qualcuno, insomma, cinese che è stato usato per fare produzione, che ha lavorato in produzione, in questa. Me lo dicevano, no? Ah, lo sai che ho lavorato per una trasmissione italiana, insomma, diceva recentemente, insomma, beh, comunque A una parte che cosa. Pechino Express ne avevamo fatto una con la Margherita Errante l'anno delle Olimpiadi nel 2008, che si chiamava anche quello Pechino Express, era andata su Bloomberg Italia, erano 20 puntate, non ricordo quante puntate, che raccontavano tutta a Pechino, tutti gli aspetti culturali, sociali, il divertimento, era perché c'erano le Olimpiadi, per cui la gente voleva sapere, eccetera. Che si chiama Pechino Express anche quello, poi adesso Ah, viene questo era inventato. nel, sì, vabbè, insomma, infatti molto, molto originale. Questo era nel 2006, 2007, immagino. Quello che abbiamo fatto noi 2008, l'anno delle Olimpiadi. 2008, sì, alle Sì. Olimpiadi. Proprio in concomitanza con le Olimpiadi. Cioè, da una parte c'erano le trasmissioni sportive, dall'altra trasmettevano questi servizi che erano Tuttavia, in Italia non di... è passato nulla in realtà della cultura italiana. È vero che è difficile, difficile anche per gente che vive qui in Cina. In realtà, per esempio, la comunità di italiani che vive qui in Cina è un po' divisa. Io mi sono trovato casualmente a conoscere un po' parte della comunità degli italiani. Io credo che noi due ci siamo visti allo Zhejiang la prima volta. Sì, penso di sì. Beh, sono già tanti anni. E infatti, ma io poi casualmente è successo che sono finito allo Zhejiang e ho conosciuto Ambra e lei mi ha detto, insomma, Ambra Corinti, che è un'amica comune, lei mi ha detto: no, ma sono locale mio proprio. E insomma, ci eravamo, mi ricordo, messi a parlare con lei, con Edoardo Gagliato, sì, perché loro avevano lo spazio. Ho detto: ma ero arrivato da poco. E praticamente sì, si parlava del fatto di fare proiezioni, perché la cosa interessante, la cosa che mi colpiva è che lo Zhejiang
era uno di quei posti dove si faceva insomma, musica, sperimentazione, no, insomma, era molto bella come situazione, perché era bello il locale di per sé, era bella la posizione in cui si trovava e poi facevano tante cose. Io lì ci ho fatto tante cose, perché ci avevo proiettato i miei documentari, ci avevo girato degli MV per i New Pants, insomma, mi capitava spesso di essere lì. E peccato proprio un luogo tipicamente bohemian che diciamo attraeva un po' artisti da ovunque, la gente ci passava di lì. Poi c'era diciamo una buona commistione stranieri, cinesi, locali e stranieri, insomma, abbastanza naturale, non di quelle così un po' sforzate come in altre situazioni. Poi essendo nella zona più gentrificata di Pechino, dove praticamente c'era questo proprio travaso perfetto della gente cinese, poi i cinesi che volevano frequentare gli stranieri, quindi appunto come tu hai raccontato più volte, che volevano assimilare questa vena artistica in maniera anche bizzarra. Dico naturale proprio perché diciamo i contatti avvenivano per interessi, non per dire ecco voglio conoscere degli stranieri così tout court, cioè, uno andava lì perché gli interessava la musica, perché era un musicista che sentiva sia gli stranieri che i cinesi che suonavano, o lo stesso vale per documentari, film e queste robe qui. E poi Gulò in quegli anni lì era veramente, c'era un sacco di offerta, non era solo Zazia, ma proprio nella piazza del Gulò lì c'erano tutti questi altri locali, non so, la gente del Xinjiang, facevano concerti tutte le sere, cioè, io sono stato parecchie volte neanche a fare dei video, anche quello di Lossang, quel famoso Lossang, quel cantautore che non si vedeva mai, anche lì ogni tanto compariva a fare dei concerti. Cioè, era appena un attimo prima della gentrificazione vera e propria, è stato quel momento lì diciamo di vuoto in cui questi spazi erano ancora disponibili a prezzi accettabili. Addirittura gratis a volte, e poi vabbè, poi diciamo che il valore del metro quadro ha prevalso e poi con un'atmosfera comunque, cioè, che molto libera, ecco, quell'atmosfera non c'è più a Pechino, però insomma un'atmosfera molto di speranza, volevo dire, di volontà. Ma quando ci sono gli spazi, insomma, la Cina è un paese giovane, insomma, sua globalità, nella sua globalizzazione. Anche se è una cultura vecchissima, però in questo momento la rinascita, ecco. Esatto, per cui le cose, basta che esistano gli spazi, le possibilità, queste cose si creano molto facilmente. Sì. Mancano un po' gli spazi, negli ultimi anni sono venuti a mancare parecchio gli spazi. Sono creati molti spazi virtuali che prima non esistevano, ma quelli fisici sono calati drasticamente proprio, sia per la gentrificazione che per poi il Covid e poi sono tanti altri motivi. Comunque in quel contesto magari ci riconosceva, ma neanche, perché in realtà la comunità degli italiani che si frequentano tra io non, no, ma non per qualche cosa, in realtà non ho tempo manco di spararmi, però la comunità di italiani che si frequentano tra di loro è un'altra, però no, insomma, in quella comunità c'erano anche degli italiani, insomma, che appunto, ma non era perché eravamo italiani, poi ci si è incrociati, in realtà no, era per appunto un contesto più internazionale. Essendoci Ambra, è chiaro che gli italiani venivano a sapere più in fretta dell'esistenza di questo posto, però insomma, poi a un certo punto c'era un po' di tutto lì, insomma. Ma in realtà che fossimo fissi lì, italiani, insomma, io saremmo stati 5-6, insomma, non è una cosa, non so, insomma, non ti so dire, comunque insomma, ogni tanto capitava, ma c'era gente di tutti i tipi, insomma, non è che fosse un posto di italiani, insomma. Esatto, no, infatti, a differenza di altre locali, insomma, posti che sono invece magari, che ne so, c'era il, come si chiama lì, l'aperitivo, insomma, ricordi c'era l'aperitivo, come si chiama, Stefano? Sì, credo di sì. Sì, non è che frequentassi tanto, però insomma sì, c'erano dei posti che erano molto più diciamo, legati alla comunità. Cioè, poi determinati ristoranti, sì, insomma. Poi vicino all'ambasciata, insomma. Per cui che erano appunto il ritrovo di una parte degli italiani, soprattutto veneti, vabbè, napoletani, praticamente c'era poi la comunità dei napoletani. Sì, che ma era molto appunto la tipologia dell'espatriato, no? Per cui anche gente che sta lì per un numero limitato di anni, per cui non entra
non fa in tempo a entrare veramente nella vita della città, così, per cui tende, sì, magari non gliene frega neanche niente, gliene frega più di tanto. Sì, è anche difficile, insomma, in Cina, per problemi linguistici, culturali, di tanti tipi, insomma, non è facile in 2 o 3 anni poter avere una vita regolare, normale, all'interno della comunità locale, per cui è facile che si creino queste enclavi di gente, insomma, che comunque... Sì, questo è molto comune tra gli italiani, no? Sì, le famose Little Italy, diciamo che non ci sono abbastanza italiani. Beh, oggi come oggi di meno, insomma, le Little Italy sono equivalenti alle Chinatown, cioè noi siamo arrivati un po' prima o assieme con i cinesi in America, mentre negli altri paesi forse siamo arrivati un po' dopo. Ma sì, magari gli italiani che si sono sposati con una cinese può essere che hanno avuto questo tipo, sì, ma tra l'altro poi in genere loro se ne sono andati in Italia, in realtà non c'è una vera comunità di italiani, io non neanche il fenomeno Little Italy non c'è più, ma per ragioni proprio sociali, demografiche, insomma, nel senso che ormai la gente che si trova in questi paesi esteri non è più quella categoria di gente dell'emigrato col pacchetto, sì. Cioè, per cui arrivare al paese era ovvio che doveva unirsi alla comunità locale, perché non avrebbe potuto fare niente di diverso. Adesso si parla di imprenditori, di architetti, di gente, di professionisti, che se vuole frequentare stranieri lo può fare, se vuole frequentare cinesi lo può fare, cinesi di un certo tipo che parlano le lingue straniere, insomma, voglio dire, ci sono tanti altri modi di vivere socialmente in questa città, proprio per la tipologia dell'espatriato non è quella del lavoratore, del minatore o del muratore, cioè, è molto diverso, insomma. Diciamo che quei posti lì forse esistono ancora, non so, io non li frequento tanto, tipo aperitivo, per cui non so, c'hanno del vino buono, fanno il caffè decente, insomma, la gente va lì. Sì, no, ma lì era semplicemente, anche perché se un italiano... Cioè, diciamo, l'italiano che comunque vuole mantenere le sue abitudini e va a mangiare italiano, ma non è una cosa, non è neanche per il fatto di mangiare, semplicemente è una credo che sia una cosa caratteriale, cioè il fatto no, di... è anche un po' così, la cadenza della giornata, no? Nel senso, cioè, che l'italiano finisce il lavoro, ha bisogno di un momento di pausa, allora va a prendere l'aperitivo al bar, cioè non è il cinese che si butta in metropolitana, arriva a casa e cena alle 6:30, cioè è un altro tipo di vita che uno che infatti condivide magari con suoi non so, poi in realtà non so, credo che solo a Pechino e a Shanghai, forse a Shenzhen ce n'è qualcuno, ma non credo abbastanza, non sono Shanghai sicuramente è la città con più concentrazione di occidentalità, diciamo, di situazioni simili a quelle delle nostre città europee, no? Tra l'altro mi dicono che stanno tornando anche, perché c'è stato un esodo totale durante la pandemia, perché li hanno praticamente ammazzati. Insomma, come dicevo l'altra volta, io di esodi ne ho già visti tanti da quando sono in Cina, no? Ma poi tornano tutti, voglio dire, sono delle cose oggettive, no? Ma tornano quelli che hanno un attimo di, posso dire, saudage, oppure vengono nuove persone? Ma vengono anche nuove persone, forse approfittando dei posti vuoti lasciati da quelli che se ne sono andati, no? Per cui si creano delle opportunità per gente che casomai prima non l'aveva. E poi anche tanti ritorni di gente che effettivamente ha degli interessi qui, insomma, per cui... Sì. Cioè, o che non ha trovato niente di meglio dopo essere tornato al proprio paese, insomma, perché non è mica da escludere. Se uno dice torno in Italia, vabbè, ma fa che cosa poi, cioè, dipende. E tu hai frequentato comunque, diciamo, nei vari decenni, capite? Quindi che sono già 4 decenni, non so come poi si è divisa, ma tu, cioè, inizialmente, quando tu ti sei trasferito lì, chi frequentavi? Che non c'è nessuno? Ti dico, io sei all'inizio solo. Sono stato come studente... prima ad Anchino, poi a Shanghai, ma lì gli stranieri non ce n'erano praticamente. Cioè, c'erano quelli studenti stranieri come me, insomma, ci si frequentava fra di noi o coi cinesi. E poi sono per la maggior parte, cioè, studenti stranieri in particolare da dove? Oh, da tutto il mondo, cioè, dal Giappone, Stati Uniti, Belgio, insomma, tutto il mondo, diciamo, il cosiddetto mondo occidentale progredito, ecco, diciamo. Mentre quelli, non so, gli africani, gli indiani, così, erano più nelle università scientifiche o medicina, eccetera. Nelle facoltà umanistiche erano, insomma, europei, americani, canadesi,
e giapponesi sostanzialmente. E poi ho vissuto 3 anni e mezzo a Hong Kong, per cui Hong Kong era una città multiraziale, multietnica, frequentava inglesi, cinesi, gente di tutto il mondo. E poi a Pechino, vabbè, ormai frequentavo soprattutto cinesi, insomma, già quando mi sono trasferito a Pechino nel 90, diciamo che italiani poco, anche perché poi diciamo, gli italiani andavano e venivano, io ero sempre lì, per cui conoscevo quelli del giro prima e quelli del giro dopo, non Però me ci ne sono. sono degli altri, scusa se devo chiedere, cioè a parte Marco Müller, ci sono degli altri stranieri che vivono in Cina da tanto tempo quanto a te? Io mi sa che incontrai anche un Ma tizio qualcuno che... c'è, sì, beh, Marco Müller non è che abbia poi tanto vissuto in Cina, sempre fatto avanti e indietro. Mentre invece, vabbè, c'è Francesco Cosentino, ad esempio, che è più o Ma meno dico anche presente. francesi, tedeschi, cioè comunque altre nazionalità No, americane, cioè... qualcuno c'è, devo dire che con la costanza mia non tantissimi, cioè che sono rimasti continuativamente proprio. Molti hanno fatto andate e ritorni, cioè, non so, anche 10 anni, poi 2 o 3 anni da un'altra parte. Però. Continuativi, c'è il famoso lì, quello lì, il mezzo prete lì, come si chiama? Lino Non lo Giudice, so, io non sono. Lino Giudice qui ancora addirittura dagli anni 70, era venuto. Vabbè, io mi sa che ti devo lasciare perché sono già le 6, Ok. devo andare via. No, vabbè, ti ringrazio anche Possiamo perché comunque, insomma, continuare la storia la hai plasmato prossima un po' l'argomento della serata. volta. Vediamo, io aspetto Alessandro un altro poco, vedo se arriva, gli scrivo un messaggio Va bene, e poi saluta la tua famiglia, ci vediamo la certamente. settimana prossima in Ti cui ringrazio. Gabriele probabilmente avrà finito di Di con le olive. battere gli uliveti. Sì, insomma, speriamo che venga almeno l'olio buono perché, come vi abbiamo detto, il vino stanno, vedete quello dell'anno scorso. Berremo l'olio questa. Ok, ciao Andrea. Luigi, ciao, a presto. Ciao, a dopo. Ciao, ciao, ciao. A domani. E insomma, continuiamo insieme. Intanto scrivo un messaggio a Alessandro per vedere se lui viene, perché lui ha detto che veniva, evidentemente, e altrimenti arriviamo fino a un'ora e poi insomma ci salutiamo. Nel frattempo, vabbè, comunque, non avendo sicurezza di chi sarebbe venuto. Aspetta, che sono altro. Guardo. E non avevamo in realtà chiarito bene l'argomento, comunque più o meno quindi è venuto fuori che abbiamo parlato dell'esperienza di Andrea, ma della comunità, dello scambio di comunità tra i cinesi che sono andati di Guangzhou, che sono andati a vivere in Italia, quasi tutti, e quindi insomma questo travaso culturale, e della comunità degli italiani qui. Vedete, Andrea è un rappresentante chiave perché insomma ha vissuto tutte le ere e nel mio caso insomma io sono qui da 10 anni, insomma gli altri più o meno quanto me, un pochino di più, Alessandro mi sa 15 o 20 anni, comunque insomma come avevo detto, beh, la percezione degli italiani è positiva, devo dire, poi magari chiaramente non te lo dicono in faccia, però io faccio un po' faccio un po' di indagini, nel senso che spesso quando prendo il Didi, che è l'Uber cinese, mi spaccio per russo adesso, anche per sicurezza. E qualche giorno fa, comunque, un tizio, ero con la mia compagna, ha cominciato a inveire, un passaggio un po' strano, no? Però inveire contro prima di tutto i giapponesi, cioè dicendo cose pesanti, nel senso che comunque se si va in guerra io ci vado comunque perché voglio uccidere quanti più possibile, criticava in maniera proprio esplicita, pesante, anche questo è sorprendente, il presidente, l'attuale presidente, lodava Putin e insomma se la prendeva con gli americani. Poi a un certo punto l'ho avuto un po' l'esplosione: cosa se ne pensi degli indiani? Non gli piacevano manco gli indiani, gli europei sono ancora peggio degli americani, insomma, anche se poi ha detto no vabbè, altri europei io li prendo su, ma gli americani e i giapponesi non li voglio per niente sulla mia macchina. E beh, gli italiani
Innanzitutto bisogna pensare che noi veniamo percepiti due cose principali. Innanzitutto come europei, ed effettivamente qui vivi come un europeo e ti avvicini di più agli altri europei, nel senso che con i francesi in particolare, per quanto mi riguarda, belgi, insomma, tedeschi anche, ci si sente più vicini, anche se culturalmente non è che... magari i francesi sì, soprattutto i francesi, per quanto mi riguarda, insomma, anche perché lavorando nel mondo dell'entertainment così è più facile. Ci trovo pure come se... ah, ecco qua, qui c'è un cugino. E tra l'altro frequento più, ho frequentato più la comunità francese di quella italiana, assolutamente. Italiana fondamentalmente è fatta da un gruppo di persone che rodeano intorno all'ambasciata e che in qualche modo servono, parlo di Pechino, e insomma che hanno attività, due attività, cioè o fanno i ristoratori o import comunque di cibo, oppure fanno i designer, che ci sono dei luoghi comuni, pensate, insomma, comunque, nonostante sia un filmmaker, mi sono trovato a fare il designer di ristorante, quindi due cose riunite, perché poi me l'hanno chiesto. E quindi, insomma, però, queste comunità che si riuniscono, poi si trovano tra di loro, insomma, per gente dello stesso... Beh, c'è chi, ovviamente, non per... ma anche perché uno che ci va a fare dall'altra parte del mondo per stare con gli italiani, beh, penso che un po' come la penso io. Però mi è capitato di frequentare più i francesi, perché non è facile frequentare i cinesi. Cioè, ho frequentato i cinesi che volevano farsela con gli stranieri, non in senso sessuale o non necessariamente, ma che volevano frequentare gli stranieri e quindi magari amici o fidanzati di, e anche, vabbè, ovviamente anche a livello professionale, poi con alcuni ci si è diventati amici. Però sul lavoro ho conosciuto una tipologia di cinesi, e comunque quelli che lavorano con te hanno un desiderio di internazionalizzazione, e, insomma, nella vita così, e, insomma, uscendo così, tutto il resto, i cinesi che viveva, che insomma stavano fidanzati o erano amici o frequentavano, insomma, è quella già un'altra tipo particolare di cinesi, anche se rimane sempre una certa distanza. Cioè, questo aiuta anche in qualche modo, bisogna ammettere, la privacy, nel senso che delle volte sai, magari si frequentano delle persone che non, e delle volte questo aiuta a dire, oddio, ognuno sta per fatti suoi, perché ci sono grosse differenze culturali. Quindi ci sono delle cose che magari dicono, ok, vabbè, io non, più di tanto non voglio. Mentre al lavoro magari, cioè, hai modo molto facilmente di avere a che fare con persone che vengono dalle classi più basse, e lì scopri come sono moltissimi cinesi, probabilmente la stragrande maggioranza, insomma, che comunque non c'è, ecco, questo caso estremo di... Mi è capitato due volte in realtà recentemente, perché c'è molta tensione a livello politico. Mi è capitato due volte di sentire questi che dicono: ah sì, Putin, sono fomentati, quindi vuol dire che ce ne sono tanti. Però la stragrande maggioranza della gente va dal lavoro e insomma non ha una, ma neanche degli Stati Uniti, cioè non ha una visione negativa degli italiani. Gli italiani vengono visti bene. L'Italia è un paese di tutte persone, ho anche chiesto spesso cosa ne pensino, le persone contente, delle persone del ben godi, di stare contenti, felici, le donne, il caffè, divertirsi, fare party, insomma, che però non è una cosa, cioè non è una cosa bella per loro, però noi siamo così. Quindi, no, l'arte, le cose. E difetto nostro di cambiare sempre i governi, di essere comunque inaffidabili, che siamo pigri. Sono semplicemente luoghi comuni relativamente a noi. Non so se non me lo dicono in faccia, sicuramente non dicono nulla in faccia, a parte il fatto che se sei grosso, quello te lo dicono in faccia, ma tutto il resto no. Se pensano che siamo disonesti, ma non credo, capito, che loro pensano che siamo più disonesti di loro. Anche perché non voglio dire che la disonestà è una caratteristica
del comportamentale cinese esplicitamente, ma la posso dire in maniera diversa, ovvero c'è un aspetto culturale che è l'inganno, che come per esempio per, che ne so, parte dei meridionali italiani, pensate ai napoletani, ma insomma, parte dei meridionali d'Italia, parte un po' di tutti gli italiani a questo punto, cioè il fatto di vendere, sai, Totò che vende la Torre Eiffel, è considerato una cosa furba, non è considerato una cosa brutta. E questo infatti è alla base del grosso conflitto con gli Stati Uniti, perché i cinesi dicono, vabbè, vi abbiamo fregato, che vuoi, insomma, fa parte del gioco. In realtà lo sanno gli Stati Uniti, lo fanno anche loro, ma non tollerano che succeda, ed è comunque una cosa brutta, capito? Mentre tra i cinesi loro lo accetterebbero, una cosa del genere. Cioè, mi hai fregato e vabbè, mi sono fatto fregare. Invece no, cioè, mi hai fregato, vabbè, te la farò pagare. Però mi hai fregato, insomma, questa è una cosa più occidentale. Ma questa è una differenza chiave, tra l'altro, tra Israele e Palestina, per aprire questa parentesi, nel senso che si parla tantissimo della situazione complicata, il fatto che Israele ha provato tante volte a trovare una mediazione sulle terre, e i palestinesi hanno sempre detto di no, perché loro vogliono, no, che siano dati dietro tutti i territori, ma è perché appunto i palestinesi si sentono fregati, cioè il palestinese banalmente dice, ah vabbè, ma questa è casa mia, tu sei arrivato, perché se sia meno casa loro non conto, però loro dicono, cioè tu mi hai preso, cioè, perché ti devo dare anche l'1% in una situazione che ci odiamo, capì? Perché ti devo dare qualcosa? Perché loro pensano, ah sì, è parte è vero, cioè gli ebrei sono stati più furbi e ci hanno fregato, perché noi siamo dei sempliciotti e loro ci hanno fregato, anche vendendo le terre, tutta la cosa lì, però non sono loro, ah, adesso vediamo cosa avete fatto. E gli ebrei, che sono, per certi versi i cinesi dicono che sono simili agli ebrei, cioè dicono, allora, perché è nella loro cultura, quindi è un problema culturale, la cultura non hanno fatto niente di male, dice sì, ti ho fregato, e tu ti sei fatto fregare però. E questa è una cosa molto simile ai cinesi, pensano questo. E quindi sì, cioè, però gli italiani vengono visti, ecco, ovviamente può essere un problema sta cosa che adesso usciamo dalla Belt and Road, ma in generale comunque non c'è razzismo manifesto troppo in azioni violente, ecco, anche perché i cinesi non sono violenti. Magari c'è, però, che ti te la fanno pagare. Però la cosa paradossale è che i cinesi, insomma, quanto manifestano che odiano gli americani, ma gli americani stanno benissimo qui. Cioè, adesso essere un nativo americano e avere un diploma qualsiasi per insegnare vuol dire che fai un casino di soldi, ancora di più. Cioè, in realtà, insomma, i cinesi hanno grande rispetto nei confronti degli americani. La comunità francese era, che studia sempre molto di più le cose. Io ho scoperto qui in Cina che noi siamo subordinati ai francesi. Noi diciamo sempre, no, quando si fanno i paragoni anche nel mondo del cinema, ah, però i francesi, cazzo, però noi non abbiamo la stessa posizione loro. Noi non abbiamo assolutamente la stessa posizione loro. Loro giocano, quindi onore al merito quando gli italiani sconfiggono in qualcosa, primeggiano rispetto ai francesi, perché loro hanno sempre più soldi, più risorse, soprattutto si aiutano tra di loro, invece la differenza è che gli italiani, se si possono, ovunque stanno, anche qui, insomma, le porcate peggiori me le hanno fatte gli italiani, insomma, se si possono affossare lo fanno, quindi una caratteristica diversa. Però i francesi adesso se ne sono andati in tantissimi, quasi tutti, però insomma qualcuno persiste, chiaramente chi rimane ha dei motivi, ma come dicevamo anche è difficile lasciare questo posto, cioè molti hanno avuto un controshock, comunque non si trovano bene come gestire la propria vita, perché non sanno cosa, perché qui anche si fa un tipo di vita che è conveniente, chiaramente, e tuttora è in qualche modo conveniente, perché comunque
scusate, segui delle regole che, bene o male, anche se sempre di meno, non ti impongono altre cose che invece avresti nel tuo paese. Cioè, rimani comunque, anche se c'è un cambiamento in peggio, il cambiamento non è mai radicalissimo, è sempre, è proprio nella natura cinese, è sempre molto leggero, ecco. Comunque, insomma, abbiamo parlato questa volta della comunità italiana, dello scambio tra Italia e Cina, e insomma spero che sia stato interessante, solo con Andrea questa volta, ma comunque la sua esperienza è preziosa. Ci sentiamo la prossima settimana. Grazie, iscrivetevi al canale, arrivederci.